Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Mezzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi vi porto una nuova serie che probabilmente ci accompagnerà fino alla fine del mese o fino alla fine del calciomercato, se vogliamo dire così. Nuova serie che non credo si sia mai vista su YouTube Italia, signori. Addirittura non credo si sia mai vista su YouTube proprio mondiale, nella vita, nella storia della vita. E proprio per questo, signori, vi ricordo di lasciare un mi piace, spaccate il tasto di mi piace e sostenete la serie, signori, con i commenti. Con le condivisioni, condividete i video ragazzi, perché se conoscete delle persone a cui piacciono i video di FIFA interessanti, dove bisogna interagire, bene, questo è il video che fa per voi. Questa è la serie che fa per voi. Serie video che parleranno di calciomercato, ma non del classico calciomercato, ma di quelle trattative, di quelle notizie che leggiamo mensilmente sui giornali e che reputiamo impossibili per tanti motivi, per le alte cifre che girano o per le varie strategie di mercato delle varie squadre, di quelle trattative che magari durano 3 mesi, tutto il periodo del calciomercato, e alla fine, tra tira e molla, non si conclude niente, diventando il tormentone dell'estate. Me ne vengono in mente tante, soprattutto riguardanti la mia squadra del cuore, l'Inter. Scrivete sotto nei commenti le vostre trattative impossibili. O forse un fondo di verità c'è, forse queste trattative non sono veramente impossibili e hanno qualche percentuale di realizzazione, ma chi lo sa, nella vita nulla è impossibile. Aggiungerò anche le prediction nel caso i giocatori si dovessero realmente trasferire. Signori, non sono un mago, quindi non posso sapere se queste trattative avverranno veramente. Comunque, io ho avviato questa serie per comunque creare anche una sorta di discussione. Partiamo con il primo trasferimento impossibile, ovvero quello di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid al Paris Saint-Germain. Qualche settimana fa si è parlato di una super offerta da parte del PSG di 125 milioni per il cartellino del portoghese, con ingaggio da oltre 20 milioni più bonus. Pazzesco, cioè questa è un'offerta incredibile, anche se 125 milioni per il cartellino possono sembrare pochi, perché Cristiano Ronaldo, wow, Cristiano Ronaldo forse vale qualcosa di più, ma ovviamente offerta prontamente rifiutata dal presidente Florentino Perez. Cristiano Ronaldo ha un prezzo, signori, se ha un prezzo, qual è il suo prezzo? Potrà mai trasferirsi dal Real Madrid a un'altra squadra? Forse realmente il PSG è l'unica squadra che può permettersi questo fenomeno. In ogni caso, se dovesse trasferirsi, tutte le sue statistiche verranno aumentate di un punto, anche perché, signori, non può diventare Cristiano Ronaldo base più di tanto. Quindi, overall 93, velocità 94, dribbling 92, tiro 94, 33 di difesa, 82 di passaggio e 80 di fisico, signori, un fenomeno. Passiamo al secondo trasferimento impossibile. Beh, forse questo è meno impossibile dell'altro, perché Thomas Müller potrebbe passare al Manchester United. 100 milioni per Müller? Onestamente, la cifra offerta dal Manchester United per il tedesco sembra veramente impossibile da rifiutare. Ma dopo aver perso una bandiera come Schweinsteiger, dubito il Bayern possa privarsi di un tuttofare come Müller. Io capisco che quelli sono tanti soldi. Onestamente penso che Müller possa valere di meno di questi 100 milioni. È ovvio che se veramente dovesse arrivare questa offerta, il Bayern credo ci penserebbe un paio di volte per poi sicuramente accettare, nonostante abbia già venduto, appunto, come già detto, una bandiera come Schweinsteiger. In ogni caso, Müller, secondo me, è un giocatore fantastico, può fare veramente qualunque cosa, e ho deciso di trasformarlo da esterno destro a T, magari dietro le punte, qualche ruolo. Comunque Müller in ogni caso può fare qualunque ruolo. Le statistiche forse sono esagerate, perché da 86 passare un over all'88 forse tanta strada, ma secondo me Müller potrebbe valerli. 84 di velocità, 83 di dribbling, 86 di tiro, 47 di difesa, 84 di passaggio, 75 di fisico. Questa è la mia prediction. Signori, il video finisce qua. Spero vi abbia intrattenuto, spero sia interessante. Mi raccomando, vi ricordo di lasciare sotto nei commenti i vostri trasferimenti impossibili. Per quanto riguarda questa sessione di calciomercato, io ne ho già in mente tante tante altre, ma seguirò anche i vostri consigli. Quindi, signori, mi raccomando, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio, e ci vediamo nel prossimo video. Un saluto alla mezza, alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi. Minchia, oh, mi scappo.